Alla Casa dell'Energia, incontro con i cittadini professionisti sul nuovo piano strutturale. Assessore, è il momento anche di spiegarlo, no? Sì, è un momento importante, fa parte sempre del percorso di partecipazione che è stato dato avvio con l'avvio del procedimento. Abbiamo chiamato tutti, abbiamo chiamato cittadini, portatori di interesse di vario tipo e spero che stasera effettivamente questa bellissima sala si riempa di persone, perché questo è il primo momento di illustrazione, diciamo, a parte l'illustrazione istituzionale avvenuta al Consiglio Comunale, illustrazione alla cittadinanza, anche siamo qui per accogliere ovviamente osservazioni, critiche, contributi propositivi, e questa è la motivazione per cui abbiamo in qualche modo organizzato questo evento. Io spero che davvero abbia successo. Qual è il messaggio che, ecco, vorrete far passare ai cittadini? Qual è l'idea che c'è dietro questo piano? Beh, l'idea, chiaramente, come dire, l'urbanistica ha subito molteplici evoluzioni. Ora io non sono un professionista esperto di settore, ma un po' la conosco perché nella mia vita professionale un po' mi sono sempre relazionato. Chiaramente non è l'urbanistica di 20 anni fa, né tanto meno 10 fa, cioè siamo in una fase storico-congiunturale e che chiaramente non espansiva, nel senso che quindi è un piano che, seguendo anche i dettami, le linee delle normative regionali, è un piano che va in restrizione di consumo di suolo, e qui ci sono i numeri, sono stati suffragati che è un piano in restrizione, quindi non è un piano in espansione. Questo non vuol dire non sia un piano in sviluppo, perché noi come amministrazione crediamo che comunque sia possibile ovviamente coniugare lo sviluppo con la tutela, con la salvaguardia, con altro. Quindi gli obiettivi del piano sono quelli: la riduzione del consumo di suolo, la riqualificazione delle aree degradate sia nell'ambito territoriale urbano che extraurbano, lo sviluppo infrastrutturale, lo sviluppo anche di sistemi di connettività verde che fa parte un po' di master plan di progetto, e poi l'individuazione di strumenti operativi flessibili che consentono poi di fatto di utilizzare questo piano quando sarà davvero cogente e di adattarsi anche alle mutate condizioni, diciamo, socio-economiche del futuro.